Umbria, quindi Chad Haga del Team Giant Alpecin e il portacolori del Team Lotto e nel Jumbo Rick Flens. 3 minuti e 15. Ormai imminente. Veramente poco al passaggio, intanto cerca una barretta. Flens al comando. Dietro di Dario Wissa. Quindi abbiamo Nicola Poem, Chad Haga, preceduto da Quintero, Carlos Quintero della Colombia. Questo è lo spettacolo del grande ciclismo al comando. Rick Flens con Daniel Ruiz, quindi Nicola Poem, poi Chad Haga e quindi Carlos Quintero. 5 giri al termine, quindi per valori dell'Ore Cadrinese, eccoci con il passaggio del gruppo, siamo ormai al limite dei 2 minuti 30 secondi per quanto riguarda il ritardo del plotone con il danese Christopher Juliensen a scandire il ritmo in compagnia, affiancato ora da Matteo Tosato. L'applauso anche per il gruppo con Juliensen, quindi c'è Tosato, quindi abbiamo Basso, abbiamo Kreuziger, Fortner, Bennati nelle primissime posizioni. Passaggio di Sabatini, di Visconti, di Alexander Forsef, la maglia azzurra di Malore al centro del plotone. Riconosciamo altre maglie interessanti. C'è anche Giampaolo Caruso, Rinaldo Alcetini, Betancurra al fondo del riflesso della Lotto NL Jumbo e al comando riceve il cambio da Danilo Wiss della BMC Racing Team, quindi Nicola Boehm, poi Chad Haga e quindi Carlo Schisentire. Eccolo il passaggio del gruppo degli inseguitori, sempre la squadra della Tinkoff davanti al plotone a tirare con Matteo Tosato in prima posizione. Tosato sulla sua ruota, ecco il basso, quindi Juliensen, poi tutti gli altri, c'è anche Daniele Bennati, Vincenzo Nibali, abbiamo anche Giovanni Visconti vicino ad Adriano Malori, centrogruppo anche Forsef, Domenico Pozzo Vivo. Vantaggio di 1 minuto e 54 secondi per i fuggitivi. Gruppo notevolmente allungato. Non tanto una sorpresa, ma quasi una certezza in questo arrivo con Greg Bravermai. Tentate attenzione perché ci sono meno di 100 metri. Parte l'applauso. L'applauso. Carlos Quintero della Colombia al comando in seconda posizione. Daniel Wiss, BMC, quindi Reflex, Nicola Poem. Passaggio in zona traguardo, 3 giri al termine. Facciamo sentire l'applauso vicino a Lorenzo, carichiamoli. Lo spettacolo della Tirreno Adriatico 2015, di più. Eccoli signori, Christopher Juliensen, Matteo Tosato, Ivan Basso, Roma Cresica, Roberto Contadora, Peter Sagan, Vincenzo Nibali, Adriano Maloni, queste le primissime posizioni. Avere un significato molto molto particolare, certo. Ma attendiamo il passaggio della testa della corsa, andremo a parlarne magari tra qualche istante. Andiamo vicino Arezzo, carichiamo Arezzo! Eccoli qua in maglia verde, Nicola Poem, Bardiani CSF, dietro di lui Chad Haga, Stati Uniti. Attenzione perché il gruppo ha ripreso. Cambia a questo punto questa tappa della Tirreno Adriatico, Matteo Tosato, Ivan Basso, Daniele Bennati, l'uomo di casa, Roman Kreuziger, Alberto Contador, Peter Sagan, Nibali sempre vicino a Malori. Beh, incredibile, ecco Quintero che è stato riassorbito dal gruppo, centrogruppo anche per Cristian Sparagli. E a questo punto 5 edizioni del campionato del mondo di ciclocross nelle prime posizioni e sia di gara. Ci siamo signori, li vediamo, facciamoci sentire Arezzo. Allora accompagniamo con un applauso il passaggio della testa della corsa, suona la campana, inizia l'ultima tornata, ancora Ivan Basso a fare l'andatura, 11 km al termine, corsa Basso, Bobna, quindi Bennati, Kreuziger, Contador e quindi abbiamo nelle prime posizioni Sagan, anche Reccio, anche Sibar e via tutti gli altri, portate nelle prime posizioni del gruppo, velocità veramente elevata, che spettacolo, 11 km al termine, transitato Puccio che era rimasto vittima di una foratura, quindi Tosato e Juliensen che hanno esaurito il proprio lavoro, staff più del gruppo. C'è stata una leggera serie, il gruppo si è allargato, ha perso qualche ruota, un chilometro all'arrivo, finale, sacca cancellata.